chiama 9-11, Loose Change, in italiano spiccioli dell'11 settembre. Da qualche giorno è il file più scaricato da internet, lo hanno già visto oltre 2 milioni di persone. Gli autori del film, costato $2,000, sono tre ragazzi americani poco più che ventenni che in 2 anni di lavoro hanno raccolto e confrontato una mole imponente di immagini e documenti, cercando tra questi risposte diverse. Ehi, Nick! Ufficiale sull'attacco. Nick, hai sentito? Il film inchiesta inizia mostrando documenti tecnici dell'energia, secondo i quali usare aerei di linea per simulare attentati sarebbe una tecnica studiata da 50 anni. 13 marzo 1962. Lyman Lemizer, capo di Stato Maggiore, presenta un piano a ministro. Agenti spagnoli, abbiamo motivo di credere che un noto terrorista sia diretto a Firenze. Pensiamo voglia compiere un grosso atto dinamitardo dimostrativo. Me ne occuperò io. Ho bisogno di un paio di giorni e lo troverò. No, non posso concederti i giorni. Sappiamo che arriverà oggi a Firenze. Ho già contattato l'agente Parisi e Nicoletti. Loro si occuperanno rispettivamente dell'aeroporto e della stazione dei treni. A te toccano i pullman, vicino alla stazione. Ti arriverà un fax col presunto identikit. Non sarà facile. Lui sicuramente sarà armato, tu evita le sparatorie con la folla. Ok, ho capito. Stai attento perché potrebbe avere già con sé l'ordigno. A operazione conclusa, chiamami e mi confermi l'esito dell'operazione. Tutto chiaro?
è possibile che tu debba venire a rompere anche di notte? Perché? Ah, lascia stare. E muoviti, che non abbiamo un appuntamento. Va bene.